Torna a splendere Villa Puccini completati i primi restauri, presentati i lavori alla dimora del maestro a Torre del Lago, pronta per le visite turistiche di primavera e dell'estate. Raspini presenta il programma Slancio in Toscana e Cura dei Paesi, le proposte del candidato a sindaco del centro-sinistra presentate al Cinema Centrale. Riabilitazione robotica, inaugurati gli ambulatori nel reparto di riabilitazione dell'ospedale San Francesco di Barga. La Carrarese ferma la Lucchese, rossoneri sconfitti 1-0 in rete di rota nella ripresa dopo che Cucchietti aveva parato un rigore. Bentrovati a questa edizione del TG9, l avete sentito anche dai nostri titoli di apertura in primo piano l'ultimazione dei primi lavori di restauro alla Villa Puccini a Torre del Lago. Partiamo da qua. Torna al suo antico splendore la Villa Museo Giacomo Puccini di Torre del Lago che raccoglie le spoglie del grande musicista e dove il maestro ha composto alcune tra le più belle pagine della musica lirica. Concluso il primo ciclo dei lavori di restauro che per diversi mesi hanno interessato i pavimenti a mosaico, i tessuti parietali e i serramenti della casa museo. L'esito dei lavori è stato presentato venerdì pomeriggio presso l'auditorium Simonetta Puccini, adiacente alla villa, ora pronta a emozionare i visitatori per la stagione estiva. Siamo orgogliosi del lavoro fatto in questi anni, ha detto il presidente della fondazione Simonetta Puccini, Giovanni Godi. Direi che in questi pochi anni abbiamo fatto passi da gigante, ecco, nel senso che abbiamo tenuto fede al volere della nostra fondatrice, insomma, di Simonetta Puccini, la quale per tutta la vita ha adorato e eh, mantenuto questo luogo in una maniera straordinaria e noi abbiamo proseguito quelle che erano le, le volontà della fondatrice, restauri, valorizzazione e siamo a buon punto. Ci sono ancora molte cose da fare, ma entro il 2024, per il centenario Pucciniano, saremo perfettamente in linea con tutto. I restauri, iniziati nell'estate scorsa, hanno riportato alla luce un bellissimo ciclo di decorazioni a tempera sotto le sete e i velluti da parete. A partire dal mese di aprile, la Villa Puccini, nella sua nuova veste, sarà aperta tutti i giorni. Veniamo adesso agli aggiornamenti riguardo all'andamento della pandemia. Sono 4.134 i nuovi positivi a livello regionale, il tasso di positività è al 14,9%, 852 i pazienti ricoverati nei posti letto Covid, 42 quelli in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 7 decessi con un'età media di 90,3 anni, 402 i nuovi positivi nella nostra provincia. E ieri sera la Via Crucis alla cittadella del carnevale di Viareggio. Autorità e semplici cittadini hanno partecipato alla Via Crucis ospitata anche quest'anno dalla cittadella del carnevale di Viareggio e trasmessa in diretta da Noi TV. L'organizzazione del rito intitolato Una luce nelle tenebre è stata promossa dal servizio di pastorale giovanile della diocesi di Lucca. A presiedere la Via Crucis è stato l'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti con concelebrante Don Luigi Angelini, responsabile del servizio pastorale giovanile dell'area Versilia. Presente anche Don Gilberto Filippi, responsabile diocesano del servizio pastorale giovanile, e i parroci di Viareggio. Le sette stazioni della Via Crucis sono state commentate anche con l'abbinamento ai carri dell'ultima edizione del carnevale per porre alla riflessione temi come Covid e solitudine, la guerra, i danni economici, la morte sul lavoro, la parità di genere, la trascuratezza per l'ambiente e infine il ritorno alla vita. Nelle opere dei carristi viareggini c'è l'amarezza dei mali del mondo, ha detto l'arcivescovo nel suo intervento finale. Ma in nessun dolore l'uomo è solo perché il Signore è sempre accanto a noi e ci indica la possibilità di una vita nuova. Il rito è stato animato dai gruppi giovanili delle parrocchie di Viareggio e Massarosa, della Gesci e dell'Azione Cattolica. Torniamo nella piana per una vicenda particolare riguardante la misericordia di Santa Gemma Galgani a Camigliano. Negli ultimi giorni, una persona, sembra una donna, ha fatto diverse ordinazioni telefoniche di pizze in alcune pizzerie a nome della Misericordia. A Camigliano sono quindi arrivate per tre sere di fila consegne da 20 pizze ciascuna, senza che in realtà la Misericordia avessero richiesto alcunché. I vertici della Misericordia hanno denunciato il fatto ai carabinieri e per bloccare questi episodi hanno anche inviato un comunicato alla stampa per chiedere a tutti gli esercizi commerciali di ritenere nullo qualsiasi ordine a nome della Misericordia, Santa Gemma Galgani. La politica eh, Francesco Raspini ha presentato il proprio programma al Cinema Centrale. Cinema Centrale Gremito per la presentazione delle proposte programmatiche di Francesco Raspini, candidato a sindaco di Luca per il centro-sinistra. C'erano lo Stato Maggiore del PD e i rappresentanti dei movimenti, ma anche una nutrita rappresentanza cittadina. Il programma, ha voluto sottolineare Raspini, è stato elaborato partendo proprio dalle idee della città e delle periferie. Il programma è stato un grande esercizio di partecipazione, oltre 300 iscritti ai tavoli di lavoro, gli otto tavoli dove abbiamo delineato i 25 indirizzi fondamentali per il programma della Lucca del futuro. È stato un programma scritto insieme ai cittadini, ai simpatizzanti, ai militanti del centro-sinistra, ma anche accanto alle tantissime persone che avevano idee, sensibilità e cose da rappresentare all'interno del programma dei prossimi anni, che sarà il programma di tutti i lucchesi. Sul palco si sono alternati vari ospiti per illustrare gli interventi nei diversi settori. Poi è stato lo stesso Raspini a sintetizzare il senso generale del programma. Lucca dovrà rivendicare il proprio posto da protagonista in Toscana e contemporaneamente curare tutti i propri territori. Lucca è una città fatta di 84 frazioni, con tanti. Problemi particolari, con tante esigenze, con tante eh, situazioni che un sindaco di una città così policentrica deve eh, tenere in considerazione. Quindi proposte che vanno dai consigli di quartiere alla manutenzione e il decoro per tutte le frazioni. Lucca cerca il suo posto eh, in Toscana e Lucca non si dimentica dei suoi territori più periferici. Sarà Alberto Veronesi il candidato a sindaco di Azione e del Terzo Polo alle prossime amministrative di Lucca che si terranno il 12 giugno prossimo. Lo ha annunciato Giordano Ballini, segretario provinciale del partito di Carlo Calenda. E a Bagni di Lucca Michelini cerca il bis e apre la campagna elettorale. Con l'apertura della sede elettorale della lista civica che sostiene la rielezione di Paolo Michelini a sindaco di Bani di Lucca, si può affermare che sia aperta ufficialmente la campagna elettorale alle elezioni amministrative del comune termale. L'attuale sindaco in carica si ripresenta come cinque anni fa, sostenuto oltre che dai componenti di una lista civica anche dal centro-sinistra e quindi dal PD. Sembrava ci potesse essere una possibile rottura con una parte del partito. Invece i DEM appoggiano in modo unito e convinto la lista di Paolo Michelini. All'apertura della sede elettorale rappresenta anche il segretario PD di Bagni di Luca Umberto Bartoli, quello territoriale Patrizia Androccetti, e si è fatta notare anche la presenza di Luca Menesini. Il Partito Democratico c'è come c'era cinque anni fa, c'è oggi a livello provinciale, a livello regionale e a livello locale. Questo mi fa molto piacere perché avere una forza dietro di questo tipo ti, ti, ti dà un, un valore aggiunto. Tanti saranno i tempi di questa campagna legati ai punti che formano il programma elettorale della lista civica per guardare avanti. I temi principali saranno lo sviluppo futuro perché eh, oltre a quello che, che abbiamo fatto in passato a Bagnilucca Lucca c'è bisogno di uno sviluppo futuro. Il nostro sviluppo futuro, l'ho detto anche nel mio intervento, sarà quello di valorizzare quello che noi abbiamo di buono, quello, di, quello che noi abbiamo da proporre. Ah, andiamo a Forte dei Marmi per il nuovo piano operativo. Federico Conti. Va in adozione il prossimo 22 aprile il nuovo piano operativo di Forte Remarmi. Lo strumento urbanistico che regola lo sviluppo dei 9 km quadrati di territorio era atteso da oltre 25 anni ed è stato presentato personalmente dal sindaco Bruno Murzi insieme agli assessori di riferimento. Fra i principali punti del piano c'è il limite alle nuove edificazioni, un tetto di 3.000 m2 per abitazioni private, un potenziale di 12 residenze. Tema centrale è quello della prima casa. Secondo Murzi, fallito il piano delle amministrazioni precedenti, Precedenti, delle 33 case previste ne sono state fatte 14 ville, le nuove misure danno una prima risposta ai giovani che oggi non riescono più a mettere su casa Forte Marmi. Innanzitutto manteniamo quelli che sono stati i progetti di prima casa che avevano già firmato la convenzione, quindi questi non vengono certamente cassati. Ma in più prevediamo anche degli interventi importanti, come la possibilità per esempio di dividere un'abitazione che deve avere perlomeno 160 m quadrati in due abitazioni da 80 m, affinché ci sia la possibilità di creare in linea diretta di parentela, quindi padre-figlio, la possibilità di una prima casa a Forte del Marmi con i vincoli legati alla prima casa, ma che ci sia la possibilità per un padre di dare una parte della propria abitazione al figlio, creandone un'unità abitativa separata. Novità anche per gli alberghi, potranno aumentare le superfici del 25%, ma solo se destinate ai servizi, mentre il piano delle funzioni vieterà in futuro ulteriori trasformazioni da residenziale a commerciale per gli edifici del centro, come quella che interessa l'operazione immobiliare della Maison Christian Dior. Altro capitolo, le opere pubbliche. Parlo di alcune, il parco retrodunale, è prevista la piazza per la chiesa del centro, e cioè sono state individuate delle zone del paese che servono ad opere per la comunità. È la prima volta che accade. All'ospedale di Barga sono stati inaugurati gli ambulatori di riabilitazione robotica. Sono stati presentati nuovi ambulatori di riabilitazione robotica entrati in funzione presso il reparto di riabilitazione dell'ospedale di Barga che con questa iniziativa realizzata dall'azienda sanitaria da reparto e fortemente sostenuta anche dal comune di Barga si apre in tutto e per tutto all'esterno con attività riabilitative che non sono presenti a livello territoriale, in quanto si utilizzano appunto diversi macchinari di robotica di ultima generazione, ma che sono pensate proprio per i pazienti che scelgono di non essere ricoverati e che così trovano una risposta territoriale alternativa che altrimenti non sarebbe stata possibile. Nonostante siano in una delle palestre del reparto, gli ambulatori funzionano per i pazienti esterni, non interferendo così nell'attività del reparto e dei pazienti ricoverati, perché sono concentrati tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, fuori quindi dalla normale attività ospedaliera delle palestre di riabilitazione. A presentare questo nuovo servizio a Barga presso il reparto di riabilitazione era presente il responsabile del reparto, il dottor Ivano Maci, insieme al responsabile degli ospedali di Barga e Castelnuovo, Moreno Marcucci, alla dottoressa Romana Lombardi, anche lei in rappresentanza dell'Asle Toscana Nord Ovest, e alla sindaca del comune di Barga, Caterina Campani. Nell'occasione è stato anche presentato il dottor Vincenzo Spina, il nuovo fisiatra che è entrato in forza al reparto. Ha preso il via a Castelnuovo Garfagnana la sesta edizione di Selvaggia, la festa degli erbi, dei fiori e delle gemme. Tante le iniziative che arricchiranno questi due giorni di festa: talk show, cooking show, prodotti tipici. Oltre 50 espositori di settore e la possibilità di assaggiare prodotti a base di erbi sia per le vie cittadine che nei ristoranti di Castelnuovo. Durante le giornate di sabato e domenica ci saranno escursioni anche alla scoperta degli erbi e di curiosità del territorio in compagnia anche di Marco Pardini. Come ogni sabato, adesso la rubrica cura di Monsignor Giulietti con gli occhi di Paolo. Cari amici e cari amiche, buonasera. Mi trovo nella ex chiesa di San Matteo a Lucca dove proprio oggi si inaugura una bella mostra di immagini del crocifisso. Ed è significativo che questa mostra venga inaugurata proprio alla vigilia della Santa Settimana, in cui torneremo nei nostri paesi, nelle nostre parrocchie, a celebrare con delle processioni il mistero della Passione di Gesù nella Via Crucis, nel Cristo morto, la triennale di Camaiore, insomma, tante occasioni in cui torneremo a seguire il Signore che va verso la croce, il Signore dolente e crocifisso. E questa sequela, in questo momento di sofferenza del nostro Continente, in questo momento che soffiano venti di guerra è significativa perché ci fa sentire che il Signore non è lontano dai dolori degli uomini, non è lontano dalle vite spezzate, non è lontano dai conflitti e dagli orrori che colpiscono l'umanità. Lui stesso se ne rende partecipi attraverso la sua passione. Allora la pietà popolare che da sempre ha avuto carissimo il mistero della passione del Signore, le sue sofferenze sulla croce, esprime questo bisogno. E, di, e questa fede in, nella vicinanza del Signore alle sofferenze degli uomini, e poi la viviamo nella prospettiva della speranza pasquale, della vittoria della vita sulla morte, del bene sul male, che anche noi ci incoraggia ad andare avanti in questo momento. Buona domenica delle Palme a tutti. Vi segnalo un ultimo appuntamento: domani agli impianti sportivi parrocchiali di San Pietro Avico è in programma la festa dello sport. Orario d'inizio, ore 15. E chiudiamo così la prima parte del nostro telegiornale, qualche istante di pausa e poi la nostra pagina sportiva.